l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, tra le più apprezzate dai pubblici di tutto il mondo, protagonista del primo appuntamento del 2024 della stagione concertistica aretina. Il cartellone di appuntamenti promosso da Fondazione Guido d'Arezzo e Comune con il sostegno del Ministero della Cultura. Il nostro obiettivo era quello di proporre Arezzo come città della musica. È un progetto ambizioso, ma nel corso di questi 2 anni abbiamo portato artisti incredibili in città, si è parlato di Arezzo in tutto il mondo e continueremo a farlo. All'auditorium Guido d'Arezzo Kaurum Hall a dirigere l'orchestra un maestro d'eccezione, Jan Marin, uno dei pochissimi direttori d'orchestra ad operare ai massimi livelli sia in ambito operistico che sinfonico. Siamo riusciti in 8 anni di lavoro continuo, continuativo, a migliorare sempre di più l'offerta musicale che proponiamo agli aretini e credo che in qualche misura anche il gusto degli aretini, comunque amanti di musica classica in particolare, si sia evoluto. Ricco il programma, da Mozart a Tchaikovsky. Questa sinfonia ha una storia particolare, Mozart la scrisse a Vienna, manoscritto è andato perso, c'è un nella biblioteca Jagellonica a Varsavia, qualcosa, però c'è un'ultima pagina su quale lui scrive, dice: questa è forse l'unica sinfonia che ho scritto essendo felice. Modo di pensare, no? Tutta questa cosa. Invece ci sta molto con la quarta di Tchaikovsky perché è la più europea dalle sinfonie di tanti compositori. Mozart, l'austriaco, scrisse a Praga, Tchaikovsky, il russo aristocratico, scrisse a Ginevra e a Venezia. Ed è questa la funzione della musica, in fondo, di avvicinare la gente, quella scintilla divina in ognuno di noi che ci fa essere, in fondo, tutt'uno.